Ciao a tutti ragazzi, io sono Simon Signo Giallo Rosso ed oggi sono qui a parlare di calciomercato della Juventus perché i bianconeri, dopo aver chiuso per Cristiano Ronaldo, potrebbero chiudere per un altro calciatore del Real Madrid. Sto parlando ovviamente di Marcelo. Per adesso sono solamente voci e io mi auguro da romanista che restino solamente voci. Ma visto che Alexandro attualmente dovrebbe partire o direzione Chelsea o United o City o anche il Paris Saint-Germain, che nelle scorse settimane aveva effettuato un sondaggio proponendo alla società bianconera 40 milioni più bonus, comunque cifra ritenuta troppo bassa da Agnelli, Marotta e Paratici. La Juventus potrebbe vendere Marcelo. Sembra che glielo abbia consigliato Ronaldo, però mi sa un po' di fregatura perché Ronaldo è appena arrivato. Non è che consiglia la Juventus a un'altra squadra, perché Ronaldo, vi ricordo che se non vado errato, non ha ancora fatto un allenamento da tesserato della Juventus. Proprio per questo, non è che può consigliare a Marcelo subito la squadra. Non vedo neanche molto bene il Real Madrid che in questa finestra di mercato vende tutti, perché non mi sembra una cosa possibile, visto che molto probabilmente andrà via Benzema. E con ogni probabilità anche Bale. Perdere Marcelo sarebbe devastante. Poi dovresti fare una riforma dappertutto. Navas dovrebbe andare via. Ragazzi, dovresti comprare per rifare la squadra. Hazard, Kane, un terzino sinistro top che potrebbe essere o Alaba o magari lo stesso Alexandro. Quindi, veramente, ragazzi, secondo me è impossibile. La Juventus ci potrebbe provare, ma prendere Marcelo sarebbe uno dei colpi migliori della storia. E con Marcelo la Champions League la vinci per forza, perché è un giocatore, un altro esperto che già conosce appunto questa competizione. E secondo me la Champions con Marcelo la Juventus la vince. Per me non c'è assolutamente niente di vero, ma nelle prossime settimane si potrebbe realmente concretizzare questa trattativa. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa possibile appunto trattativa. Io vi ricordo che se il video vi è piaciuto di lasciare un mi piace, di commentare e di iscrivervi al canale. Ciao a tutti!